singing in the rain. Yes, singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. Basta, basta, basta! Basta, allora, l'hai vista? Che bello spettacolo di sera, eh? Che bello spettacolo! Che bella trama! Adesso, finalmente, conoscete la trama, sì? È un capre lavoro. Bravo! Allora, conoscete la trama? No. E allora? Lo dicevo per farvi contenti. No, adesso ve la spiego un'altra volta. Al principe Amleto è stato ucciso il padre, re Amleto il vecchio, il fratello del re uccisa, la carogna, sposa la vedova del re, la regina. No, la carogna! Bravo! Amleto il principe però, forte il lutto. E basta! Ma ti rendi conto che siamo in piena metafora strutturale economica europea? No? E noi se ne abbiamo fatto, capito? Ho fatto, ho facito i tournée. Il primo giorno di prova, già il fatto. Il primo giorno di prova. Andiamo. Amleto ha qualche sospetto circa l'assassino. Non solo, ma è anche molto contrariata per le nozze affrettate dello zio e della madre. Perché ridete? Amleto, è una tragedia, che ridete? Nel frattempo, una strana apparizione circola sugli spalti del castello di Elsinore. Rassomiglia al re morto, la buona. Povero, come fa la pelle? Questo è l'atteggiamento giusto, Amleto, è una tragedia. Qualche raro amico di Amleto era antipatico. Che cosa? Era antipatico. Ma chi? Amleto. No, perché? Qualche raro amico era antipatico, non teneva amici. Era più intelligente degli altri e quindi aveva pochi amici, scelti magari. Tu scommetti che c'hai un sacco di amici, tu. Ma che ridete? Amleto è una tragedia, vogliamo capire, è una tragedia. Che vi insegnano teatro e teatro? Ma mastico male. Molto rumore per nulla vi insegnano. Hai capito? Oh, intanto, papera, intanto il fratello del re ucciso, secondo Amleto, è un fratricida. Ed è quasi uno spettro che si infila dentro la trama del Busillibus. Ma spettro! E mo che è tu spettro, co? Sarebbe a dire come un uomo spettro. Spettro! Uno che non ha voluto più fare opretto. Madonna, che compagnia di ignoranti! Come ci andiamo a Londra? Non c'è problema, Don Andò. Io tengo due amici trasportatori. Carichiamo tutto questo prete in tuo camion. Ma che stai dicendo? Le priete, le buttiamo sul camion. Noi li butto a te, sotto camion. Mi coiuni. Insomma, nel frattempo, che cazzo fa sta buon'anima? Nel frattempo? E che può fare una buon'anima nel frattempo? Gira sugli spalti. E che sono sti spalti? Che sono? Tutto devo sapere io, tutto. Ci informeremo a Londra. E che sta tutto? Mi credevo chissà che era. Lascio da Marlo Brando io. Noi altre apretende non ci crediamo ai fantasmi. Sono demode. Alle morte. Soprastizioni del passato. Mi coiuni. E avessi mai fino a Londra per dirci quattro fossarini. Per farci conoscere anche dagli inglesi. Voi Arendelon, a te ne su di obbliga tu e le tue gentil donne di Verona. Chi stato po'? Chi vuole da te? Non tengo timori. Non ha paura nessuno, era vero! Delizziati tra signori, padovani, tra dottori, vicentini, maniagati, veronesi, tutti marchi! Eccolo là, lo specchio del teatro dell'Enna! Mastico, una donna americana, vogliamo capire che qui siamo in pieno epoca estetica italiana, post-romantica classica, no? Non lo voglio dire! Sei un racconto, stai sempre là! Se io raccontavo questa parte della trama,
Per introdurre la scena che abbiamo provato stasera. Che abbiamo provato? La congestione, orson Welles. Apre, apre, questa cosa qua ha come abituato il pubblico mio alle cose spericolate, alle spericolazioni. Ci piglieranno a pumarola in faccia. E ti prenderanno a pumarola in faccia, pure a Londra. Non ti preoccupare. E andiamo avanti. È mezzanotte. Si è fatta la donna, che mezzanotte sono gli spalti! Eppure sono gli spalti! Che ce ne porta a noi, ce ne la porta esso! Donna, che ci comanda a noi! Mannaggia, mannaggia, cretino! Stiamo provando, facciamo finta che è mezzanotte! Noi dobbiamo fare la finta! Ah, ma ho riuscito con tre altre finzioni, ma... Ma cos'è, la congiura dei Bovari? Madame Bovary! Santa Anastasia, pregate per noi, liberateci, difendeteci, proteggeteci. È un riflettore, ma... Liberateci da qualunque fracello, è un riflettore, quello là. Santa Anastasia, provate per noi. Pure Santa Anastasia. Sì! Madonna, mia, facciamo presto che è tardi, andiamo a provare che è tardi. Chiama bella, facciamo presto. Andiamo! Facciamo presto. Allora, Amleto. Sospetta, mannaggia miseria, sospetta che il fratello del re ucciso sia fratricino! Sarebbe voi questi fracidori qua! Sarebbe a dire come un uomo che è come un assassino! Caccino buona, tuo frate, con l'insetticida, fratricina! Ma guardate, è meglio che non ti rispondo, però. A questo punto, c'erano? C'erano gli amici di Amleto sugli spalti. Madonna mia, con gli spalti. A Londra. E dice la parola stessa che sugli spalti. Alti, la parola. Le cose alte. Come se fosse una sedia. Dei seggioloni. Dei seggioloni. Dei seggioloni alti. È sul seggiolone più alto proprio. Sullo spaltone più alto, proprio. Tre spalti, uno che ho parato. Chi c'è? Ma c'era Marcello. E perché c'era Marcello? No, per dire la famosa battuta c'è del marcio in Danimarca. Ecco. Marcello, marcio. Magari si vede Orazio, no? L'altra amica, la mia. Ora? Dice magari, che ora è? Questo è il succhio della regia contemporanea. E qui mi è venuta un'idea, mannaggia, un'idea luminosa. Bravo! Geniale! Bravissimo, intelligente! Mentre lo spettacolo, ma guardate là, mi è venuta un'idea luminosa e me ne andavo. Quando c'è la battuta dello spettro che diceva Shakespeare, e quindi per ovvi motivi la dico io, voi inserite quel corretto che ho visto in un vostro spettacolo, andateci vista, aspetta, a Parigi, a Gragnano di Puglia, uno spettacolo, come si chiamava, la sciangata di Shanghai. La muta di Portici. La muta di cani. È uno spettacolo bello, fine. Certo, poteva piacere soltanto a un palato come il mio, di un intellettuale, non c'è stata una platea rozza, ignorante. Anche la regia molto garbata. Bella però. A proposito, la regia, l'avete fatta voi? No, lo sapevo, lo sapevo. Allora, a questo punto, voi che... sto parlando! Voi che siete attori, attori spericolati, attrici, abituata, fate quel corretto che faceva smile, smile, ma adesso un'ombra, lo fate però ad libitum, che significa con libidine, non c'è la parola, con libidine, ma con moderazione, perché il teatro è sempre misura, d'accordo? Almeno qua adesso dopo un'ombra quasi non si deve sentire. Forse è meglio proprio che non lo facciamo, ma comunque. Uno. Io sono lo spirito di tuo padre.
Ecco, basta. Condannato a vivere, condannata a vivere, condannata a vagare, basta, no? Condannata a vagare, basta, dì. Oh, ho detto basta, ho detto con moderazione. Ma che mi insegna, non teatro niente? Ma nulla da diretta, non capisce niente, teatro tradizionale. Teatro tradizionale. Ti addrizzo io, addrizzo. Lo faccio più pure. Tagliato, contento e tagliato pure. Faccio questa battuta liscia, secca, come un perno liscio. Ah, bevuto in un pomeriggio d'estate. Che bei ricordi, mamma mia. Tacito è un autore barese, ma questa trama dell'eterno non ha orecchie di sangue. C'è una chitarra? C'è una chitarra. C'è una chitarra, una chitarra. Ecco, la chitarra in mia scena. Io però questa scena... Ma la chitarra in mia scena? La vedrebbe come un Sergio Bruni del 600. Non va più la mente, come chi lo vuole? Ora ti rompo sta chitarra e torna sulla fenice, eh? Non vivi noi, altre idee! Io non fa il culo tuo dietro i denti! Un Sergio Bruni del 600? E che stecca? Bello! Schoenberg! Uno spettro scordato proprio, dimenticato, bravo! Esattamente! Nembo è profeto in pace. Basta. Nembo. Quello d'artista di teatro deve essere umile. Le mie tacevole, non sapevo manca recitare. Ma io ti strappo le corde vocali! Ti strappo le corde vocali! E ti picco con le corde vocali con le stesse! Ma va a parlare, tu spettro, no, a tu vuoi mandare. E facciamola parlare. Guarda là, da una concessione, una renderonna. Guarda là, è asciuto Gordon Craig. Chi è? Ah. Ascolta. Amle. Ascolta, Amle, ma sì. Stai sentendo? E tu ti la faccio girare da quella da parte. Si sente? Si sente bene? Allora, ascoltate, così imparate. Si sente? Sì. Si sente. Ascoltami. Circola la voce. Che mentre dormivo in giardino, una serpe mi morse. Così ogni orecchio in Danimarca è da una falsa versione della mia morte, putridamente ingannato. Ma sappilo, la serpe che morsicò la vita di tuo padre, ora ne porta la corona. Profetica anima mia, risponde Amlet. Mio zio, sì, risponde lo spettro. Quella bestia adultera, con la malia dei suoi doni traditori, vinse alla sua vergognosa libidine la volontà della mia apparentemente virtuosa regina. Ma piano, mi sembra di fiutare l'aria del mattino. Devo fare presto. Mentre dormivo in giardino, mia abitudine sempre, dopo il pranzo, tuo zio scivolò furtivo
con in mano una fiala del maledetto Gisquiamo. E nel labirinto del mio orecchio versò quel distillato lebbroso e una lebbra mi grebba sulla pelle come una corteccia simile a Lazzaro. Orrore, orrore, orrore. Così fui io, per mano di un fratello, in un colpo solo, spogliata della vita, della corona, della regina, troncata proprio nel fiore dei peccati. Amleto, sei sangue nelle vene, non sopportare, non permettere che il regno di Danimarca sia la cuccia per la lussuria e il maledetto incesto. Ma comunque, tu compia la vendetta, non macchiarti la mente, non trami l'anima tua contro tua madre, nulla. Abbandonala al cielo e alle spine che si porti in seno per trafiggerla e dilaniarla. Addio in fretta, la lucciola già annuncia il mattino e incomincia a sbiadire la sua piccola luce. Addio, addio, ricordati di me. O voi tutte schiene celesti, dice Amleto, o cielo, o terra, e tu, inferno, se devo aggiungere anche te, reggi, reggi mio cuore, e voi, miei nervi, non invecchiate di colpa, ma tenetevi su, dritte e salde, ricordarmi di te, sì, povero fantasma, finché la memoria esisterà, in questo globo impazzito, ricordarmi di te, sì, dalle tavole della mia memoria, cancellerò tutti i ricordi ordinari, tutte le massime dei libri, e solo il tuo comandamento vivrà nel libro del mio cervello. Oh, molto funestato, delinque, delinquente, mannato delinquente, il mio taccuino, sì, è giusto che lo scriva, che un uomo può sorridere e sorridere ad essere un delinquente, è così servita, sì, e ora la mia parola è addio, addio, ricordati di me, l'ho giurata. Donna, no, scelta, ma che se non fa ridere proprio? Noi dobbiamo andare a Londra, ma fa quattrini, un teatro d'avanguardia, sì, ma popolare. Una cosa è merda, insomma. Ma io sono d'accordo, ma che vuole da me? A me proprio l'Amleto è entrata proprio nella carne, nelle ossa proprio. Comunque, grazie per la squisita prova di questa sera. Vabbè, ci vediamo domani, a stessa ora, eh? E qual è quest'ora? Non si sa, ma il teatro così si fa! Adesso sono proprio scema! No, sono cretino. Qui, qui ce l'ho. Hanno poco a fare furince, capito? Per la voce. Tu mi raccomando, fai la brava ragazza, hai capito? Non fare come al solito, hai capito? Tu mi hai capito a me.
non vale come a cosa là. A cosa là, non vale come a quella là. La regina, la regina. Tanto poi, ci vediamo dopo. C'è promessa? Ma chi è? Necessario un Antonio. È andato a fare ginnastica. Footing? Si è fissato che per fare amleto deve dimagrire? Ancora? E chi li sparisce? Ma Vermont è già lungo come un capo espiatorio. Cioè un baguette. Paro! Stato solo, solo, signoria Geoffa! Sono una signora! Ma bella risata! E Don Antonio si fida di lasciare un bel boccoggino così, tutta sola! Ma voi chi siete? Il demonio? No, oh, io sono Marco l'epilettico, detto anche il mancino. E gli amici sono Marco Dillo. Quanti nomi e cognomi, come un professore. E così è eccitante, tutto Gio. Gio? John Jonas! Siete pure un po' ligotta, bella gallinella padovana mia! Sono così imbarazzata! E stomaca, vi faccio questo effetto di vomito! Come? Ma faccio questo effetto di vomaca! Ma no! Sciocchina! Solo che da quel dì di poi che non mi congedo più, mangino mio. Chiamama Marcadillo. Chiamami come tu mi vuoi, basta che mi chiami. Vieni qua, che ti voglio far vedere una cosa di là, un arnese. Danito pur l'arnese. Ma no, sciocchina, è tutto regolare, diciamo così. Copia mia, il lunedì è il più bel giorno per noi attori ed anche per i barbieri. Non si lavora. Don Antò, oggi è martedì. Vabbè, ma noi che fa, per noi che fa? Proprio noi non lavoriamo il lunedì, non lavoriamo il martedì. Non lavoriamo! Mai, Don Antò, sono 3 anni che non lavoriamo! Ebbene, ma che cosa sono 3 anni nei confronti dell'eternità? Azza, perché siamo condannati a non lavorare per l'eternità! Quasi, quasi! Don Antò, oui. È vero che il lavoro a noi ci fa schifo! È vero! Ma è anche vero che il lavoro ci schifa a noi! E anche questo, anche questo! Comunque, però, non è questo il problema! Non è questo il problema! Essere o non essere! Cristo è un problema, hai capito? Se sia più nobile patire nella mente le pietre e le frecce di una sorte atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e combattere, annientare, morire, dormire. Niente altro. E dire
che col sonno mettiamo fine ai dolori del cuore e ai mille colpi che la natura della carne ha ereditato, capisci? È una soluzione da desiderarsi devotamente. Morire. Dormire. Forse sognare, ecco, c'è l'ostacolo. Perché in quel sonno di morte, proprio i sogni che possono venire quando ci saremo liberati dal tumulto della vita, e chi le ci fanno riflettere? Ecco che cosa fa della vita una così lunga disgrazia. Altrimenti chi vorrebbe sopportare le sferzate, lo scherno del tempo? Le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi, le ferite dell'amore disprezzato e i calci, proprio i calci che i giusti e mansueti ricevono dagli indegni, qualora si potesse far tornare il conto con un semplice pugnale. Ma chi vorrebbe portare dei pesi per gemere e sudare sotto il carico di una vita logorante, se il pensiero di qualche cosa dopo la morte, il paese inesplorato, dal quale nessun viandante ritorna, non frenasse la nostra volontà, facendoci preferire i mali che sopportiamo ad altri che non conosciamo. Così la coscienza ci fa tutti quanti vili, e così il colore innato della risolutezza lo si rovina con una squallida gettata di pensieri. E imprese d'alto grado e puntuali, proprio per questo. Cambiano il loro corso, proprio, e perdono perfino il nome di azioni. A me, Don Guglielmo mi ha proprio toccato, io non ne sono mai pago. Eppure a me non mi pagano mai. Ah, ma che capito? Non ne sono mai pago, nel senso che non ne sono mai sazio. A chi ha deciso, donna? No, ma no, quello che ha pensato, non sono mai sazio del suo cibo spirituale, a me, Don Guglielmo, ma proprio tu qua. Ma date una bella mazzata. Mamma mia, allora adesso chioso. Chioso? Chiuso? E perché? Fosse per diventare barese. Ma perché? Chioso, io chiodo. Perché? Ignorantone, chioso, viene da chiosare, non da chiodere, da chiudere. Hai capito? A questo punto del dramma, capito? Don Guglielmo non è d'accordo col principe Amleto. E vuoi sapere la verità? Neanche io. Don Guglielmo Scarpato? Don Guglielmo Scarpato. Ma che c'è traso, mo Scarpato? Appunto, che c'è traso su Scarpato? Don Guglielmo Scarpato, ehi, lui, come vogliamo chiamare? Willy? Chiamamola Willy. A questo punto della tragedia, Willy non è d'accordo col principe Amleto, per forza. Perché il suicidio, quello di prima, un suicidio, è una vera schifezza, proprio. O principe Amleto, quando si dice o principe, prima di diventare re, ne deve fare di strada, proprio. Che succede? La sonnambula. La sonnambula. Ma quale sonnambula? Quella è la Dolce Ophelia, guarda quanto è bella. La Dolce Ophelia è venuta qua a trovare me in palcoscenico, guarda quanto è bella. Quanto è bella la Dolce Ophelia. Ninfa, nelle tue preghiere, ricordati anche dei miei peccati. Madonna, quanto è bella. Faccio care o brigadiera, via le vengo a mattiera, dica che ora è da qua, o dalla tabù. È venuto per me, è venuto per me. Mio buon signore. Sì? Com'è stato, mio signore, per tutto questo tempo? Bene! Principe. Sì? Ho qui con me questi vostri ricordi,
che da lungo tempo desideravo restituirvi. Vi prego, accettateli ora. Ma effettivamente, insomma, io poi, insomma, non vi ho mai dato nulla. Principe. Sì? Sapete bene che me li avete dati e accompagnati a parole composte di così dolci sospiri che rendevano questi oggetti più preziosi. Svanito il loro profumo, riprendeteli. Ricchi doni diventano poveri quando i donatori si rivelano crudeli. Ah! Siete onesta! Mio signore? E siete bella! Che intende dire vostra altezza? Che se siete onesta e bella, la vostra onestà non dovrebbe permettersi nessuna familiarità con la vostra bellezza. La bellezza, mio signore, potrebbe forse avere migliore rapporto che con l'onestà? Sì, certo! Perché il potere della bellezza trasformerà l'onestà in ruffiana prima che la forza dell'onestà riduca la bellezza a sua immagine e somiglianza. Una volta questo era un paradosso, ma oggi i fatti lo provano. Una volta vi amavo. Veramente, principe, me lo avete fatto credere. Non avreste dovuto credermi. Non si può innestare la virtù sul nostro vecchio ceppo senza che conservi traccia dell'antico sapore. Non v'ho mai amato. Vattene in convento, va. Ma perché vuoi generare dei peccatori? Io sono abbastanza onesto, ma potrei accusarmi di cose tali. Che sarebbe stata meglio se mia madre non mi avesse mai partorito. Sono ambiziosissimo, orgogliosissimo, vendicativo, con più diritto a mia disposizione che pensieri per contenerli, immaginazione per configurarli, perché esseri come me devono strisciare tra la terra e il cielo. Siamo tutti in convento, non ce ne sono nessuno. Vai in convento, va, vai in convento, va, guarda là. Ho anche sentito dire che vi pitturate, guarda là, vi ho dato la faccia e voi me la facilitate, giostrate, ancheggiate, sciringuate, affibbiate i diminutivi alle creature di Dio, e della vostra regola ne fate candore, guarda là, basta, basta, per questa volontà, vai in convento, per questa sono impazzita, fortuna! Del cortigiano, del soldato, del dotto, l'occhio, la lingua, la spada, la speranza e la rosa del bel regno, lo specchio dell'eleganza, il modello del costume, il centro di tutti gli sguardi, così, così in basso! E io, la più sventurata e la più misera di tutte le donne, che ha succhiato il miele e la musica delle sue dolci promesse. Ora vedo quel nobile e veramente sovrano intelletto, come dolci campane spatacchiate, scordate, stridenti. Quale impareggiabile bellezza e immagine di gioventù in fiore, impestata dalla pazzia, sciaguratissima a me, che vidi l'altro. E questo vedo! Campanelle, coppe, quartiera, a tutta natura faccia parlare, quando nasciuto per la sera, troppo pianino mi metto a ballare. Vena curante in da niente una squaglia, e si m'afferra mi torna alla sala. Coppa pitture che vuole in cestaglie e va formalità. Qua buona maniera facce fare o brigadiera, via le lingua mestiera, viva paura. Quel ragazzuolo magro, smagras, come direbbero a Palermo, quello là è nato proprio per fare la parte del becchino, quello là, quello è un becchino nato. Certo, poi un attore comincerà a dire, io già l'assomiglio a una seccia, che l'ho uscita a morte. Se faccio pure questa parte qua, che dice la gente? Comincia a fare le corna, eccetera, eccetera, e io gli voglio parlare.
Ti voglio parlare perché è un bravo soggetto, è un bravo soggetto. Ui, proprio te l'avevo cercando. Ma non è stata colpa mia! Ma lo so, quella gente è ignorante, comincia a fare le corna. Ma non è stata colpa mia, io sono il mancino e non so come dirvelo, che coggia è! Ma non fa niente, anche Leonardo da Vinci era mancino, anche Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci! Certo! E a voi non me ne importa lì! Ma che me ne importa a me? Io sono un uomo di mondo. Io ho fatto il militare a Cuneo. Dico... Cuneo! Dico una cosa così! Per 3 anni! A Cuneo ho preso anche la meningite. Tu! Hai mai preso tu la meningite? No! Peccato! Come peccato? Un'esperienza in meno. Perché con la meningite o si muore o si diventa... cretini! Io non sono morto. Non alludere, sai! Non alludere! E poi vedi soltanto Leonardo da Vinci, pure Peppo Giocato, Mimico Zuoppi. Giocato, Zuoppi, frequenta bene la signora. Che dici, che dici? No, diceva Giocato, Zuoppi. Certo, è anche Mancini. Ma non è stata Mancini. Colpa mia, è stata l'amore. Io veramente sono innamorato di Mancini, insieme. Mancini, Genoveffa no, Genoveffa. Per esempio Genoveffa no. Genoveffa non è Mancini, è l'unica dote che non ha. Ma io la amo! Ecco, a Genoveffa. Ma allora l'hai presa la meningite? Ti devo andare a scegliere! E anche lei, mio uomo! Uomo mio! Non faccio niente, no, no, no! Oh, ma non ti faccio niente! Io li uccido! Li uccido tutti e due mica per niente! Per la specie umana! Se voi due mi accoppiate, nasce un mutante, hai capito? E proprio adesso che devo andare a Londra, quella dissoluta vorrà seguire il suo drudo, uno dei suoi tanti amanti! E io mi ritrovo ancora quella messalina tra i piedi anche a Londra! No, la lascio qua! Allora si può fare, però al ritorno non la guardo più. Al contrario, Manginuccio mio, tu al ritorno la frequenterai per sempre, per sempre. E fai pure la parte del vecchino, non tentennare, sai, non tentennare, ti faccio diventare Mangino tutto quanto, ti faccio diventare la cravatta Mangino, per Mangino ti faccio diventare un manginomane. Ma tu, io che sono Don Antonio Esposito, posso fare la parte del becco, e tu che sei Mangime, non puoi fare la parte del becchime. Girl, a me, Genoveffa, ti divorzio, ti divorzio! Il mio delitto è marcia e puzza fino al cielo. C'è sopra la prima e più antica maledizione, l'assassinio di un fratello. Se anche questa mano maledetta grondasse ancora di più di sangue fraterno, non ci sarebbe pioggia abbastante nei dolcissimi cieli per lavarla bianca come la neve. A cosa serve la misericordia se non per guardare faccia a faccia il delitto? E cosa c'è nella preghiera se non questa duplice forza di prevenirci contro il cadere o di perdonarci la caduta? Allora alzerò in alto gli occhi e la mia colpa è passata. Ma quale tipo di preghiera può andare bene per me? Perdona a me il mio sporco assassinio? Non può essere, dal momento che possegga ancora quei beni per i quali commisi l'assassinio. La corona, la mia ambizione personale e la mia regina. Può uno essere perdonato e mantenersi nel delitto? Nel corrotto andamento di questo mondo, la mano dorata del delitto può mettere da parte la giustizia, e spesso si vede che il frutto stesso del delitto compra la legge. Piegatevi
tutte star di ginocchi. Ma non è così lassù. Là non si scappa. Là l'azione si manifesta nella sua vera natura. E noi stessi siamo costretti, anche a dispetto delle nostre colpe, a dichiarare quello che siamo. Dunque allora cosa resta? Tentare la potenza del pentimento? E cos'è che non può? Tuttavia che cosa può quando uno non può pentirsi? Ho condizioni infelici. Ho petto nero come la morte. Ho anima invischiata che lottando per essere libera sempre più si è avviluppata. Aiuto, angeli, all'assalto. E tu, cuore dalle fibre d'acciaio, fatti tenero come i nervi del bimbo appena nato. Tutto può risolversi in bene. Ora potrei ucciderla facilmente. Ora mentre prego. E ora lo farò. Aspetta. E così lui va dritto in paradiso, ma che ste merita. Non vendetta. Ucciso mio padre brutalmente, pieno di cibo. Io che faccio? Uccido lui mentre è pronto e maturo per il passaggio. No, aspetta mia spada, aspetta un più atroce momento. Quando sta ubriaco, mentre dorme, o in qualche atto che non abbia speranza di salvezza, allora dagli lo sgambetto. E che i suoi calcagni scalcino al cielo e che la sua anima sia dannata e nera come l'inferno dove se ne andrà. La medicina che ti do non farà che allungarti giorni malati. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Le mie parole volano in alto, i miei pensieri rimangono in basso. Parole senza pensieri mai giungono al cielo. All'anima che è morta! Andato a fare la meditazione zen. La meditazione zen? E che è? Farà una specie di vaccinazione moderna. Si è fissato, crede di essere Amleto e parla tale quale a lui e vuole che io vada in convento. Oh, morra maronna, io lo faccio! Ed io come faccio? E vuole uccidere il commendatore Don Fifì. Oh, non fa buono, quello è Claudio, è un insetticida! Voglio un paziente!
Onna Genove, pure a me, chi la tua giorno mi ha messo bene le pei surci di pasta e fasullo. E meno male che a casa mia ci stanno un sacco di mosche scarrafugne. Ma che schifezza! E perché? Non so pure queste creature di chi? La mosca si è avvicinata, come suo costume in questi tempi fuori il sesto. E te la so qui! Voglio che girito non passiamo! La mosca, onna Genove, è rimasta stecchita non appena appoggiata lo svergo. Lo svergo? No, ci stanno le mosche lì dalla mente! La mosca, la mosca! No, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, mettete pure due dita, tre dita e belletto! Se va a finire la cave morta, farai! Farai! La mille colore. Napoli mille paura. Amore e creatura, che saia piano piano, e tu sai che non si sola. Tutto quello che avviene mi accusa. E sprona la mia torta vendetta. Napoli non sono amara. Ma che cosa è mai l'uomo? Napoli ma. Se il suo unico scopo è mangiare e dormire la bestia. E nessuno. Niente altro. E ognuno aspetta ciò. Chi ci diede la facoltà di percepire il passato ed il futuro? Certo non ci diede questa facoltà nella divina ragione, perché arrugginissero dentro di noi. Ma io non so se sia per bestiale oblio, oppure per lo scrupolo spregevole di pensare con troppa precisione all'evento, un pensiero che ha squartato da sempre una sola parte di saggezza e tre parti di vigliaccheria. Io dico, questa cosa la devo fare, la devo fare e poi la faccio mai. Io perché? 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 Eppure a forza, motivo per far esempi grandi come il mondo. Essere grandi non significa soltanto combattere per una grande causa, ma trovare motivo di combattere grandemente pure per un figlio ai pari quando è in gioco l'onore. E allora, a sto momento, la mia vendetta sia di sangue oppure non valga uno sputo. Chi è? Un topo! Un topo! Chiamami! Chi è nata visione? Che cosa hai fatto, Amleto? Non lo so chi era! Un re! Polonio! Amleto, non parlare più! Tu costringi i miei occhi a guardare dentro l'anima! E là io vedo macchie nere scarlatte che non possono cancellarsi! È tutto per vivere nell'impidinoso sudore di un sudicio letto! Non parlarmi più! Nella corruzione, teneramente a far l'amore su schifoso retame! Queste parole come pugnali mi entrano nelle orecchie! Basta, mio dolce Amleto! Un assassino! No! Un delinquente! L'uomo di uomo che ha rubato il prezioso diarema per metterselo in tasca! Un fantoccio di re! Basta!
Che cosa vuoi? Tu, nobile figura. Il pazzo. Vieni a rimproverare il tardo tuo figlio, che perde tempo. È pazzo. E tralascia l'importante azione del tuo tremendo comando. Parla. Non dimenticare, Amleto, questa visita è per ricordarti che devi agire. Ma guarda, l'angoscia si è impossessata di tua madre. Difendila nella lotta della sua anima. La mente è sconvolta. Nei corpi deboli, più forte opera. Parlalo. Qui, a me. Che cosa avete, signora? Che cos'hai tu? Che fissi l'occhio nel vuoto. E all'aria incorporea fai parola. Fuori dagli occhi l'anima selvaggiamente ti sfugge. Figlio, figlio gentile, sul calore, sulla fiamma della tua agitazione versa fredda pazienza. È tutto frutto del tuo cervello, il delirio. È molto abile nel creare fantasmi. Delirio. Madre, non illudetevi che non sia la vostra colpa, ma la mia pazzia a parlare. Non coprite con un velo di pelle la piaga, mentre la cancrena sotto infetta tutto. Confessatevi al cielo. E perdonate questa mia virtù, perché nell'ordine delle cose del nostro tempo è la virtù che deve chiedere perdono al vizio. Sì, inginocchiarsi e chiedere il permesso di poter fare del bene. Amleto, mi hai spezzato il cuore in te. Gettate via la parte peggiore. Vivete più pura con l'altra metà. Buonanotte. Madre. C'è un salice. Che cresce lungo un ruscello. E specchia le sue foglie chiare. Nella corrente vitrea. Là giunse Ofelia. Con fantastiche ghirlande. Di ranuncoli, ortiche, margherite e di quei fiori rossi e lunghi ai quali licenziosi pastori danno un nome volgare, ma che le caste fanciulle chiamano vita di morto. E qui, mentre sui rami sporgenti le sue ghirlande si arrampicava da pendere, un ramo invidioso si spezzò. Allora i suoi ornamenti di fiori e lei stessa precipitarono nel gemente ruscello
le sue vesti si gonfiarono, simile a una sirena per un attimo, la sostennero. Intanto lei cantava frammenti di vecchie arie, come non si rendesse conto del pericolo, o come una creatura nata e cresciuta dentro l'acqua. Ma molto non poteva durare. Le sue vesti pesantemente intoppate trassero la povera sventurata giù dalle sue dolci canzoni. Ad una morte di fango. Don Antò, intanto Mezzacapa a Londra ci è andato davvero. Ci poteva mandare noi. Non più. Ma allora non hai capito proprio niente. Che ci andiamo a fare a Londra? Che ce ne importa a lui e mezza cave, cose, chi là? Non vi fido. Antonio Esposito. Antonio Esposito. Deve morire con la coppa avvelenata. Amleto deve uccidere un re spada per diventare lui un re bastù. Amleto è pronto. È tempo di silenzi, di flauti, muoio.
Il potente veleno ha avuto ragione del mio spirito. Tu vivi per raccontare. Il resto è silenzio. Ma sembrate pronto? Io non sono ancora pronto, perché a me mi piacciono ancora le guerre. Puoi vedere ora.